tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Elezioni amministrative, Stefano Guzzi eletto sindaco di Colli al Metauro, Antonio Sebastianelli guiderà Terre Roveresche. Il commissario di Colli al Metauro saluta tutti e augura buon lavoro all'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi. Forte scossa di terremoto in Grecia, paura per il sindaco di Fano Seri che si trova lì per una riunione. Presentata la guida turistica della città di Fano, il calendario degli eventi tra conferme e qualche sorpresa. La Lube Civitanova è campione d'Italia di pallavolo Under 18. Domenica al Palazzetto dello Sport di Fano ha battuto la Mattervolle e Castellana. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Questa sera ampio spazio alle elezioni amministrative che si sono tenute anche nella Regione Marche e in particolare le nostre telecamere e la nostra attenzione si è soffermata sulle quattro località della provincia di Pesaro Urbino dove sono stati eletti i nuovi sindaci, in particolare Colli al Metauro e Terre Roveresche. Vediamo allora come sono andate le elezioni in questo servizio. E dunque l'avete visto, Stefano Guzzi, il sindaco che ha guidato la città di Fano per due legislature, è il nuovo e primo sindaco di Colli al Metauro e noi siamo andati a sentire un po' il parere della gente. Seppur parzialmente. Perché vittoria schiacciante quindi per l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi a Colli al Metauro con il 61% delle preferenze e quasi il doppio dei voti del secondo arrivato. Una giornata lunga quella di domenica per il navigato candidato che serenamente ha passato una domenica in famiglia ma senza andare al voto visto che risiede nel comune di Fano, cosa che ci ha detto non gli ha procurato alcuna turbativa, anzi questa terzietà è stato il perno della sua campagna elettorale. Giornata poi finita alle luci dell'alba di oggi per la certezza del risultato intascato. Ora in questi giorni aspettiamo intanto fiduciosi le risposte che i TAR devono dare sono già in svolgimento. Per il resto io sono già qui stamattina nonostante che abbiamo dovuto fare le 5 perché al contrario di quanto avveniva a Fano la proclamazione qui è immediata, quindi ho dovuto attendere tutto lo scrutinio completo per poter essere già stanotte proclamato sindaco, era già stamattina all'alba, però sono già qui perché già da oggi voglio visitare gli uffici anche di Saltara, incontrare il segretario generale e altri funzionari dipendenti del comune perché il lavoro è talmente tanto che non bisogna perdere neanche un giorno. Per quel che riguarda i miei avversari, la terza lista del Moro non sarà presente in Consiglio Comunale, me ne dispiace, e invece la lista Ubaldi e gli altri quattro consiglieri, con loro spero che avrò una buona collaborazione perché comunque questo territorio ha bisogno di tutti e tanto di cappello ai miei avversari per questo bel confronto che c'è stato in queste settimane. Firmo ragazzi? Questa elezione vi trova contenti? Molto contenti perché abbiamo sconfitti quelli che ci hanno mandato via, ci hanno venduto il comune e questo è stato un bel trionfo per noi. E allora adesso avete insomma in viso di aspettare il TAR? Speriamo che vada bene, ma in ogni modo adesso per il momento ci conta questo risultato, che diciamo che siamo un po' soddisfatti, noi che eravamo per il no. Adesso per noi, insomma, per me io sono contento così, via. Pensate che Aguzzi porti avanti la vostra causa? Ma il cambiamento non farà grande cuore, però speriamo che perlomeno che ci venga un po' incontro. Proprio perché è stato sindaco di Fano ci porterà a contattare quelli che possono procurarci il famoso turismo del giorno, magari ecco, rilanciare, dare vita a questo nostro paese. Sono felicissimo perché lui c'ha un'esperienza, è difficilissimo, ritengo,
per il comune di nostro, i nostri comuni, adesso ricollegarli. E questa è la cosa secondo me più difficile, perché ci sono mentalità diverse che Aguzzi deve mettere a posto per poter fare una cosa molto bella. E gli faccio tanti auguri. Okay. Il lavoro non gli mancherà? Sì, ce n'avrà tanto, però ci crediamo, ci abbiamo creduto e siamo contenti di questo ottimo risultato. Perché è chiaro che loro hanno posto in essere degli atti. E come avete visto, invece, a guidare il comune, il nuovo comune di Terre Roveresche, c'è Antonio Sebastianelli. Anche la pratica Terre Roveresche si è archiviata con una vittoria decisa di uno dei due candidati, entrambi ex sindaci di uno dei comuni interessati alla fusione. Anche qui percentuali bulgare, 67% di preferenze ed il doppio di voti dell'avversario. Per Antonio Sebastianelli, giovane, concreto e collaudato amministratore dell'ex comune di San Giorgio di Pesaro, una giornata iniziata presto per cercare di allentare la tensione e finita anche per lui alle luci dell'alba con la carica di primo cittadino della storia di Terre Roveresche. Già stasera cominceremo a vederci per individuare chi saranno i componenti della giunta e chiaramente ci sarà spazio anche per i quattro, perché con due liste in maggioranza ne abbiamo preso 8 seggi, la lista era composta da 12 candidati consiglieri, i quattro che sono rimasti fuori verranno comunque sia recuperati, la parola brutta, ma il loro impegno e la loro voglia di mettersi in gioco per la comunità servirà di nuovo e verrà poi convogliata in quelle che sono 4 commissioni consigliari permanenti che dovremo andare a costituire. E quindi insomma ha avuto fiducia nel nuovo? Sì, sì, si sapeva che andava su lui. Ha promesso, vediamo cosa fa. Speriamo bene, dai, che è andato tutto bene. Ormai dobbiamo avere questa prospettiva del nuovo comune, quindi bisogna andare avanti e speriamo bene, perché comunque è una persona, da quello che l'ho visto personalmente, molto dinamica, un sacco di idee, e nei periodi un po' così bui ci vuole l'ottimismo che lui ne ha. A Colli al Metauro oggi c'è stato entrato il nuovo inquilino, il nuovo primo cittadino, e quindi Gioco Forza ha salutato colui che ha guidato Colli al Metauro negli ultimi mesi, cioè il commissario prefettizio Angeloni. Ore intense, quelle della giornata di oggi, per molti primi cittadini neoeletti. Nemmeno il tempo di smaltire l'euforia per l'elezione, che già ci si deve confrontare con la macchina burocratica per espletare le procedure di rito e prendere contatto con la nuova casa che li ospiterà per la durata del mandato. Anche se l'avventura di sindaco è già iniziata da diverse ore, una volta terminato appunto lo spoglio delle schede, si è già primo cittadino in pectore. Passaggi delle consegne, firme ufficiali sotto gli occhi di zelanti pubblici ufficiali e un po' di emozione per chi arriva e un augurio di buon lavoro per chi in questi mesi ha posto le basi per iniziare una nuova storia, come nei comuni di nuova nascita, come Colli al Metauro, nella sede di Saltara, dove oggi pomeriggio un emozionato, anche se navigato, Stefano Guzzi ha indossato la fascia tricolore e ufficializzato così il suo mandato sotto gli occhi di parte della sua lista e dei rappresentanti delle istituzioni locali. Sì, diciamo che le gestioni commissariali, come ben sapete, sono delle gestioni che hanno natura transitoria, sono gestioni chiaramente che portano a traghettare, come si suol dire, una fase iniziale di costituzione di un nuovo ente nelle mani di quella che è l'amministrazione che viene regolarmente eletta a seguito di consultazioni amministrative. E che dire, in questo semestre da parte mia si è cercato di poter, come è normale che sia, attuare tutti quegli atti propedeutici per l'istituzione di questo nuovo ente, perché rispetto ad altre realtà commissariali qui, come ben sapete, è un ente che si è creato attraverso la fusione di 3 comuni e di conseguenza questo ha portato a creare quella che io chiamo un'impalcatura, e dall'impalcatura si crea una struttura, e all'interno della struttura poi dovranno crearsi ulteriori piccole situazioni e che dovranno essere effettuate da parte dell'amministrazione entrante. Da parte mia non posso che, come ho già detto, augurare un buon lavoro al
neo sindaco Stefano Guzzi, alla sua amministrazione e anche ai rappresentanti dell'opposizione, affinché possano in maniera così dialettica e democratica convogliare i loro sforzi per finalizzarli alle aspettative dei cittadini di una realtà territoriale come questa particolarmente importante. Quindi se qualcuno riesce a suggerirsi un sarto, che credo che di questo si tratti. Ok, allora buon lavoro a tutti e adesso cambiamo pagina e apriamo quella della cronaca. Massimiliano Mecozzi, il medico omeopata indagato per la morte del piccolo Francesco Bonifazi di 7 anni, avvenuta lo scorso 27 maggio, ha presentato all'Ordine Provinciale dei Medici di Pesaro e Urbino le sue memorie difensive. Lo conferma il suo avvocato Vincenzo Carella. Le memorie, in risposta ai quesiti posti appunto dall'Ordine, sono state consegnate domenica mattina. Aspettiamo gli esiti delle valutazioni, dice l'avvocato. Sabato la Procura, si legge sul Ducato, su richiesta del medico legale Mauro Pesaresi, ha nominato 2 nuovi periti, un otorino dell'ospedale regionale di Torrette e il professor Francesco Macri, medico pediatra omeopata di Roma. È stata avvertita anche a Istanbul la forte scossa di magnitudo 6.2 registrata sulla costa occidentale della Turchia alle 15:28 ore locali, quindi le 14:28 in Italia. L'epicentro è stato localizzato dalla protezione civile turca nel distretto di Karaburun, nella provincia di Smirne, sul mare Egeo, e ad una profondità di circa 10 chilometri. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, si trova invece nell'isola di Kos, in Grecia, a circa 300 chilometri dall'epicentro, per un'assemblea dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Zona però dove la scossa, nonostante comunque la distanza, si è sentita in maniera molto forte e netta, tanto che i lavori sono stati temporaneamente sospesi. Allora, per rassicurare tutti sulle condizioni e sulla situazione in cui si trova il primo cittadino di Fano, noi ci colleghiamo con appunto l'isola di Kos in Grecia, dove appunto c'è il sindaco Seri. Buonasera sindaco. Buonasera direttore. Allora, insomma, lei è un po' perseguitato dai terremoti, mi pare, perché insomma, questo qui in diretta, adesso giù, insomma, questi terremoti che scuotono questa terra in lungo e in largo, le è capitato di sentirlo forte, immagino, oggi? Beh, mi è capitato di sentirlo veramente forte, un po' rivissuto la situazione che ci è capitata durante la diretta Fano TV. L'intensità è stata la stessa e direi anche in termini di lunghezza, tant'è che tutti si sono precipitati fuori dall'edificio dove ci trovavamo, in un'assemblea delle rappresentanze dei comuni delle regioni d'Europa. Io faccio parte di una delegazione italiana in rappresentanza dell'Italia, e fortunatamente non ci sono stati danni intorno qui nell'isola, ma lo spavento anche per la gente è stato forte, perché effettivamente l'intensità era molto alta e poi quando si prolunga l'effetto anche psicologico è forte, ma fortunatamente non ci sono stati danni. Quando rientrerà in Italia, sindaco? Mercoledì pomeriggio. Ecco, ne approfitto, visto che il telegiornale ha aperto e ha parlato fino a poco fa delle nuove elezioni amministrative, lei immagino sarà stato aggiornato su come sono andate le cose qui in Italia, in provincia di Pesaro Urbino, dove l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi è stato eletto nuovo sindaco di Colle al Metauro. Ha qualcosa da dire a Stefano Guzzi? Beh, ho già avuto modo di esprimermi le mie congratulazioni per il risultato e gli ho augurato un buon lavoro, perché sarà un compito non facile. E ci siamo così scambiati un po' di battute e sicuramente collaboreremo, perché poi in realtà quello è un comune importante per questa vallata e Fano insieme all'altra parte della vallata devono collaborare, quindi gli ho fatto, come giusto che sia in questo momento, gli auguri per il successo che ha avuto, che è stato anche chiaro, nitido, quindi non ci sono osservazioni altre, per cui spero che faccia bene, perché poi un sindaco è chiamato ad amministrare un territorio, in quel caso è la fusione di 3 comuni, quindi non sarà una passeggiata,
perché è un'esperienza nuova. Ho fatto anche gli auguri al nuovo sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, mi sono congratulato anche con lui questa malattia. Come vede, anche se sono lontano, sono sempre partecipe. Sempre aggiornato, vabbè, adesso con i social è facile, con internet, sì, è una passeggiata. Bene, le distanze sì, sicuramente sono molto più brevi e accorciate. Grazie allora, buon lavoro e buon rientro. Grazie. In Italia. Allora, adesso andiamo avanti con il giornale. C'è ancora cronaca. La polizia di Fano ha arrestato nell'ultimo fine settimana 3 persone. È stato un fine settimana di controlli straordinari quello passato da parte della Polizia di Stato in tutto il comune di Fano, volto a contrastare l'abuso di alcol da parte dei giovani, che hanno portato in seguito a verifiche nei locali della città all'arresto di 3 persone e alla denuncia di un esercente sorpreso a vendere alcolici a minori di 16 anni. A finire in manette un marocchino già noto per spaccio, un uomo di origine calabrese, al quale è stato sospeso l'affidamento in prova per precedenti e ricondotto in carcere, e un altro pregiudicato di origine campana, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I controlli, nel corso della serata, si sono concentrati lungo via Nolfi e hanno permesso anche di identificare numerosi minorenni, tra cui alcune ragazze quindicenni, intente a consumare birra in bottiglie di vetro nei pressi di un bar del posto, che sono state poi portate in commissariato prima di avvisare i rispettivi genitori. Allora, quali sono gli eventi della prossima stagione estiva a Fano? Ve lo diciamo nel prossimo servizio. Storia, cultura, carnevale, enogastronomia e musica. È questo il contenuto del calendario degli eventi 2017 di Fano, presentato stamattina dall'assessore al turismo del comune Marchegiani, affiancato da quello allo sport Del Bianco e quello al commercio Cecchetelli, che hanno racchiuso in un volume tascabile tutto quello che c'è da sapere per emozionarsi alla scoperta di Fano, tra curiosità, novità e bellezze paesaggistiche. Sì, abbiamo voluto, come ormai facciamo da quando ci siamo insediati, oltre all'anteprima di novembre sui principali eventi, raccogliere in un pocket che fa il paio appunto con quell'annuncio la gran parte delle manifestazioni pubbliche e private che un turista può usufruire, di cui può usufruire un turista in questa città. È uno strumento che è molto gradito sia dagli operatori che dai turisti, ma anche dai cittadini, facilmente conservabile perché è tascabile. Quest'anno è un bellissimo documento grazie alle foto inedite di Centrale Fotografia che esaltano le bellezze del nostro comune, monumentali e paesaggistiche, e chiaramente dentro c'è anche una leggenda veloce sugli orari dei musei, delle gallerie, delle mostre temporanee e poi quelli che sono gli eventi nostri, dai grandi festival alle manifestazioni più di accoglienza come le sagre o gli intrattenimenti che ormai sono radicati. Ovviamente vengono conservate tutte le tradizionali manifestazioni come i quattro cantoni, la festa del mare, il carnevale estivo eccetera. Tra gli eventi di maggior rilievo, Passaggi Festival, Fano Jazz by the Sea e Fano Film Festival, oltre a tante iniziative appena nate come Utopia, il Festival Vitruvio 3.0 e i concerti alla Rocca Malatestiana. Dulcis in fundo, 3 giorni per il carnevale estivo, ripensato per la promozione di quello classico, in una veste più leggera per l'occasione, e 5 giorni per la festa della birra al Pincio. In ogni città turistica che si rispetti non può mancare la guida turistica e a Fano ci hanno pensato a realizzarla gli studenti di un liceo. Ci saranno tutte le informazioni necessarie sulla storia, tradizioni e divertimento all'interno della guida turistica dedicata alla città di Fano e realizzata dagli studenti della terza A del liceo scientifico Torelli. Abbiamo subito iniziato con la composizione dei testi, che sono testi nostri, quindi non presi da nessuna parte, e poi anche la ricerca delle foto. La cosa molto interessante è che appunto nessuno di noi aveva capacità tecniche nell'immaginare la guida, poi ci siamo messi d'accordo, abbiamo unito le nostre forze appunto per far uscire anche un prodotto che alla fine è diventato bello, secondo me. Una guida creata e scritta dai giovani, ma rivolta a tutti, semplice nella scrittura e gradevole alla vista grazie ai colori e alle immagini presenti.
e inizialmente doveva essere un'audioguida, ma grazie anche al nostro tutore esterno, il signor Franza, e abbiamo deciso e abbiamo optato per una guida cartacea, e questa idea poi l'abbiamo portata avanti fino alla fine del nostro progetto, che si è concluso il 29 aprile con la fiera a Pesaro. 31 pagine di informazioni utili dal titolo Fano per tutti, realizzate all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro, esperienza formativa per i ragazzi che come una vera e propria azienda hanno imparato e collaborato sia in squadra che individualmente. Il mio supporto è stato di appunto stimolarli e dargli magari qualche suggerimento di volta in volta, però loro hanno risposto molto bene. Poi voglio sottolineare il fatto che l'idea della guida turistica è venuta proprio da loro, dalle loro teste, quindi assolutamente encomiabile l'idea iniziale e poi tutte le energie spese durante questo percorso, che è durato circa 8 mesi, quindi è stato abbastanza impegnativo, ma ha dato dei frutti che ci dicono tutti essere stati insomma all'altezza. Ecco. E anche se a scopo promozionale torna una delle pesche più suggestive, quella della tratta. Avrà scopo culturale e turistico la simulazione della pesca con il sistema detto tratta a mano, un tempo praticato nelle nostre coste e poi scomparso perché sottoposto a forti limitazioni e restrizioni a causa di salvaguardia ambientale. La tratta è un tipo di rete da traino sul fondo, praticata nelle acque strettamente costiere, di dimensioni piuttosto variabili. Si tira solitamente la mattina presto, permettendo in ogni tirata di prendere da 20 kg a 6 quintali di pesce. Dopo essere stata calata in mare da una barca, la tratta viene tirata a terra a forza di braccia per mezzo di lunghe funi dette reste. Quindi dal 10 di giugno al 17 settembre, due volte al mese, sarà possibile fare la pesca della tratta. Quindi questa rievocazione delle antiche tradizioni marinare saranno visibili dai turisti della nostra città, quindi i turisti potranno vedere ciò che i nostri marinai facevano, che i nostri bagnini facevano, e quindi un'attività che comunque arricchisce il panorama di tutto ciò che è turismo della nostra città. Le simulazioni avverranno in zone opportunamente individuate nel periodo compreso tra giugno e settembre. Potranno farne richiesta le associazioni interessate, comunicandolo all'autorità marittima di Fano, che autorizzerà l'uscita in mare di un numero limitato di imbarcazioni sotto il coordinamento e il controllo della Capitaneria di Porto, che monitorerà la quantità ittica pescata in garanzia dello stretto necessario per le mere esigenze di manifestazione. Naturalmente non solo per i turisti, ma anche per i giovanissimi che abitano a Fano e che non sanno che cos'è la tratta. E adesso invece a Fenile di Fano, per dirvi che questa 3 giorni dedicata, che domenica sera si è conclusa, questa 3 giorni dedicata alla festa del fagiano e della fragola, organizzatori soddisfatti per l'alta affluenza di pubblico. L'evento aveva come obiettivo quello di promuovere il territorio e le sue tipicità gastronomiche. Il prossimo appuntamento sarà nel fine settimana del 23, 24 e 25 giugno a Centinarola con la festa della solidarietà. Adesso invece al Palazzetto dello Sport, dove la Lube Cucine Civitanova si è laureata campione d'Italia di pallavolo Under 18. Domenica mattina in un palazzetto dello sport gremito di gente ha vinto il suo 15° titolo italiano giovanile, iscrivendo il suo nome nell'albo d'oro della categoria. Doppia gioia per le Marche del Volley, che hanno anche ottenuto il 6° posto con i padroni di casa della Ise Infissi Virtus Fano. La finalissima è stata una gara spettacolare tra le Cucine Lube ed una Mater Volley Castellana che non ha ceduto se non dalla metà del terzo parziale, quando oltre ai meccanismi di gioco è stata la testa a fare la differenza. Tra il pubblico anche molti VIP del Volley, tra cui Luca Cantagalli e Andrea Gardini, che hanno i figli proprio nella squadra della Lube, e poi Paolo Toffoli e Angelo Lorenzetti, coach quest'ultimo della squadra di Trento. E con questo chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Occhio alla notizia torna domani. E domani mattina invece alle 7.30 c'è Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV in diretta alle 7.30. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.